No, perché se rubo troppo tempo io capire, finisco qua. Sto facendo capire, sì. Ma se vengo interrotto continuamente con gesti amicamenti non posso andare avanti. Il governo Gentiloni, ancora. Ho finito. Basta. Chiedete a Paolino Barbiero di fatture elettroniche o cartacee non ne ha fatta una in vita sua. Chiedete che cos'è la fatturazione. Allora, a me che arrivi la fattura elettronica o che arrivi cartacea, l'importante è che sia corretta, che la paghi. Questo è il populismo. Questo è il vero. Posso dire una parola io? Bisogna che entri in CEA a fare impresa. Allora, e ora ve rendi conto. Allora, mi spieghi perché senza fattura elettronica in Italia abbiamo, come si dice, il livello più alto di evasione e fiscale. Questa è una balla. Perché è il più alto livello di evasione. Bisogna che te vai in Lussemburgo. Ascolta. Bisogna che te vada in Lussemburgo. Palacio, in Europa. Palacio, in Europa. Non so, che giocava con l'Inter. Palacio è un giocatore di calcio. No, mi vado via. Dai, aspetta. No, allora. Dai, Presidente. Ma dai, Presidente. Ma che vada pure, se si è svegliato male può andare via. È il massimo della volgarità, della stupidità. Ma no, non è così. Ma sei qua che offendi, ma vattene via pure. Presidente, su. Presidente, dai, non è che... No, dai. Vabbè, se vuoi andare via, ha fatto che offendere. Presidente, si sega lì per cortesia, la trasmissione prenatalizia, su dai, ha sbagliato, dai, non è sbagliato. Stavamo cercando cosa? Di capire, io voglio capire. Va bene, ignorante. Va bene, d'accordo. Ascolta, puoi andare a farti fottere, hai capito? Se te vuoi andare via, vai via. Ma chi dà ignorante a chi? Cretino chi? Ma vai. Dai, ma non fate... Tu hai morti cani, hai capito? Ma va. Presidente Parasgo. Tu hai morti cani, sei qua che offendi, hai morti cani. Sei qua che offendi, hai morti cani, chiaro. Ti te hai morti cani. Sedetevi! Va a offendere la tua famiglia, chiaro. Sedetevi! Moglia, Palacio, moglia. Presidente! Cioè, vabbè, lascialo stare un po' in panchina. Presidente! Dopo. La prego, dai, su! Sei svegliato male che... Dai, per cortesia. Hai sbagliato dose. Sa quello che è successo, Presidente. Dai, per favore, non mi mette in difficoltà.